Salve a tutti, benvenuti, bentornati o bentrovati sul canale. Riprendiamo il discorso sull'analisi di posizione, discorso che abbiamo iniziato con un video introduttivo che, se vi siete persi, vi invito a recuperare cliccando sulla scheda che vi sarà comparsa da qualche parte della schermata oppure cercando nella descrizione di questo video, vi lascerò il link. L'argomento del video di oggi non è facile a dirsi e difficile a farsi, vi assicuro che è difficile anche da questa parte dello schermo, ok? Quindi un argomento abbastanza complesso ed è il riciclaggio di un pezzo. Che cosa intendiamo con il riciclaggio di un pezzo? Basicamente manovrare un pezzo che non sta giocando bene e metterlo in una casella dove giocherà meglio. Vi confesso che ho qualche difficoltà a memorizzare le parole, ma con molta facilità riesco a memorizzare immagini ed è per questo che molto spesso adopero esempi che siano abbastanza visuali, molto grafici, no? E mi piace pensare che nella posizione noi siamo gli imprenditori e dobbiamo prendere sempre e comunque delle buone decisioni per la nostra azienda, no? Il nostro colore. Bene, tra le tante decisioni e tra le nostre tante mansioni dobbiamo anche capire chi sta lavorando bene e premiarlo dandogli protagonismo, e invece quando notiamo che c'è un fannullone, che è l'argomento di oggi, dobbiamo cercare di sgamarlo e rimetterlo subito in riga e farlo lavorare al regime come tutti quanti gli altri, se vogliamo che l'azienda vada avanti. Un po' questo è il concetto che andiamo a vedere oggi. Quindi possiamo riassumere l'argomento di oggi con sgama il fannullone. Nella posizione che vedete nel diagramma muove il bianco, come vedete. Qual è la mossa da trovare in questa posizione? Sono sicuro che molti di voi avranno già buttato l'occhio sulle case F7, sulla casa E6, no? Perché già vi vedo che vi prudono le manine e volete schiantare un cavallo in F7 o un alfiere in E6, oppure iniziare barbaramente a spingere il pedone F per portarli in bocca al giocatore avversario, aprire la posizione e quello che succede succede. Ovviamente, come abbiamo detto in molti video, la struttura pedonale ci indica la direzione che devono prendere i nostri pezzi, e in questa posizione vediamo che la struttura pedonale del bianco va da C3 verso E5, quindi diciamo che la struttura è questa e va in questa direzione. Questo potrebbe suggerirci in effetti di attaccare sul lato di re. Se vediamo meglio, ci sono un paio di particolari che devono farci capire che siamo di fronte a un'eccezione. Sul lato di re c'è solamente il nostro re, il re avversario ancora non ha arroccato e si trova al sicuro al centro. Quando cerchiamo di aprire linee da questo lato qua dobbiamo prestare molta attenzione, in realtà anzi vi dico subito che è controproducente, perché cercare di aprire linee da questo lato potrebbe favorire solamente il vostro avversario, in questo caso, che potrebbe attivare la torre magari sulla colonna G e andare ad attaccare il nostro re, quindi staremmo facendo il gioco per il nostro avversario. Sembra paradossale, ma in realtà in questa posizione si deve agire sul lato di donna, perché, come detto, il re nero si trova al centro, il re bianco sul lato di re. Se andiamo ad aprire questo lato della scacchiera, l'unico a beneficiare di questa apertura sarà il giocatore avversario, che avrà linee aperte a disposizione per i propri pezzi. Se andiamo a dare un'occhiata rapida dall'altro lato della scacchiera, perché ovviamente ci rendiamo conto che al centro la posizione è chiusa e che quindi non avverrà nulla al centro, notiamo che c'è un alfiere molto 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 triste in A4. Questo alfiere, non so nemmeno più come chiamarli questi poveri alfieri bullizzati, ma questo è veramente, non sta nemmeno dietro alla lavagna. Questo alfiere qua l'hanno chiuso a chiave dentro al bagno, praticamente. Vedete che non ha praticamente case, senza praticamente, l'alfiere non ha case. La casa B3 è tenuta dal pedone e non ha possibilità di fuggire perché non può mai togliere il sostegno spingendo questo pedone qua, perché ovviamente l'alfiere si trova in presa. Quindi è molto molto difficile far tornare in gioco quell'alfiere. Questo già ci suggerisce un tema importante e la direzione reale che deve prendere il nostro gioco. Se diamo un'occhiata ai nostri pezzi, notiamo che probabilmente è presto per far giocare i pezzi pesanti. Le torri e la donna non trovano linee aperte da occupare, pertanto è probabilmente molto presto per iniziare a manovrarli. Il cavallo in G5 non è un cavallo, è uno stallone praticamente, perché non può essere cacciato dalla spinta F6 perché c'è l'attacco su E6, no? Da entrambi i pezzi, quindi non si può mai giocare F6, quindi il cavallo è bello stabile in G5 dopo la spinta in H5 del pedone nero, che non può più giocare ovviamente H6 per cacciarci il cavallo. L'alfiere delle case chiare, con questa forte catena sulle case chiare appunto, non è possibile muoverlo in una casa migliore, quindi sta bene qui a premere contro A6.
La stessa cosa non si può dire del suo fratellastro, l'alfiere delle case scure Indie 2, che è bello ma non balla, perché comunque non ha obiettivi d'attacco su queste diagonali, no? A parte difendere un cavallo che già abbiamo detto che non può essere cacciato da G5, non sta facendo molto, sta solamente dando fastidio. Ed in un'analisi attenta, anche a occhiometro, ci rendiamo conto che probabilmente la miglior diagonale per questo alfiere, e ricordiamolo, il nostro avversario non possiede l'alfiere delle case scure, è sicuramente occupando una diagonale delle case scure che vada nel campo avversario, campo nel quale, ribadisco, non c'è l'alfiere delle case scure. Quindi il nostro piano è quello di portare semplicemente l'alfiere nella casa A3. Quindi la prima mossa deve essere alfiere C1. In questa posizione il nero gioca G6. L'idea di G6 ovviamente è quella di rafforzare il punto F5, non perché il bianco voglia giocare F5, ma perché il nero che vuole giocare cavallo F5 in futuro, e nell'eventualità che questo alfiere prenda il cavallo, vuole ricatturare DG, o quantomeno vuole avere la possibilità di ricatturare DG. Questo fa sì che la posizione si apra, no? Favorevolmente per la torre nera. Pertanto G6. Alfiere A3, come era previsto nel nostro piano, cavallo H7 e ovviamente il bianco gioca... No! Non prende il cavallo in H7. Non prende il cavallo in H7 perché il cavallo in H7 è un asino, non è un cavallo. E noi abbiamo, come abbiamo detto, abbiamo uno stallone in G5, no? Non possiamo cambiare uno stallone per un asinello. Non è proprio cosa, no? Quindi in questa posizione si ritira il cavallo in F3. Solamente dopo averlo ritirato ci rendiamo conto di quanto sia triste il cavallo in H7, vero? Che può andare evidentemente nuovamente in F8 in pratica. Quindi questo è il motivo per il quale non è assolutamente utile o conveniente cambiare quel cavallo. Donna D8 è la mossa giocata dal nero. Donna D2, ovviamente coerentemente con l'idea esposta già dalla prima mossa, iniziamo a giocare sulle case scure proprio perché al nostro avversario manca quell'alfiere che controlla quelle case. Pertanto un alfiere si sta occupando di questa diagonale qua, la donna è andata a sostituirlo in quest'altra diagonale. Re D7, inizia la fuga del re dal lato di re, appunto, permette ai pezzi pesanti eventualmente di raggiungere il lato di re e comunque premere, perché dobbiamo capire che in questa posizione è il nero a giocare sul lato di re. Torre di F in B1, una mossa molto 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 forte, quanto difficile da giocare. In realtà, molto difficile da giocare, almeno per me che ho una comprensione prevalentemente dinamica della posizione, giocare mosse del genere è veramente molto difficile. Cavallo F5, alfiere C5 e adesso vediamo come, in realtà, molto palesemente, come è migliorato questo pezzo, no? Abbiamo sgamato il fannullone nella posizione e l'abbiamo messo immediatamente a lavorare. Gli abbiamo tolto la mezza birra dalla mano, gli abbiamo levato la sigaretta dall'altra, gli abbiamo messo la pala, un bel cappellino, un po' di cremina dietro al collo così non si brucia e vai a lavorare, ragazzo. L'abbiamo messo in C5, casa dalla quale ovviamente controlla un numero di case sicuramente, proprio aritmeticamente superiore, no? Pertanto abbiamo migliorato quel pezzo. Re in C6, il re cerca di mettersi su una casa chiara, difeso dai propri pedoni che fanno un po' da barriera. Donna C1 e questa anche è una mossa molto forte. Questa mossa in realtà prepara un astuto sacrificio di qualità che, nonostante possa sembrare paradossale, assurdo, no? Scorretto o sconveniente, si dà questa torre per questo alfiere che era brutto, ma brutto 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 come un happy hippo che non sorride. Però in realtà, come si suol dire, gli alfieri cattivi difendono i pedoni buoni, e questa non è l'eccezione, perché questo alfiere, per quanto sia inattivo, brutto eccetera, sta difendendo il pedone B5, che è praticamente la porta di accesso verso la posizione avversaria, ma soprattutto verso questo re che si è spinto un po', no, in maniera temeraria fino alla casa C6. Torre G8, la mossa giocata dal nero, che probabilmente sottovaluta, prende sotto gamba questo stratagemma, questo tatticismo del bianco, e arriva sparata torre per A4. Ovviamente dopo B per A4 dobbiamo riprendere il materiale. Donna 3, la donna si porta in gioco con un cambio di tempo attaccando il pedone A4, e qui l'errore probabilmente decisivo, donna A5. Il nero si è perso qualche passaggio, perché qui arriva alfiere per F5 e in realtà non è possibile catturare l'alfiere, o meglio, lo puoi catturare, no? Non è che è illegale, però ci porta in una posizione che realmente non vogliamo giocare. Dopo G per F5, che era la mossa che aveva in programma il nero da quando ha giocato G6,
Seguirebbe semplicemente alfiere E7 minacciando donna D6 scacco matto. Come lo pariamo il matto in D6? Ci verrebbe da pensare molto naturalmente con donna C7, ma donna per A4 è scacco matto. L'alternativa potrebbe essere torre di G in D8, ma semplicemente ci andiamo a pappare la torre ripappa e dopo torre B4 è evidente che stiamo entrando inevitabilmente in A4, probabilmente anche in A7, il re risulterà esposto, questo cavallo è praticamente, non lo so, è un gadget, è un soprammobile in H7, il vantaggio del bianco mi sembra abbastanza chiaro. Il nero forse in ritardo ormai, ma si rende conto della minaccia, quindi non può, sa di non poter ricatturare l'alfiere in F5 e pertanto gioca torre di G in B8. Cerca il cambio di torre sulla colonna B, si cambia, si ricambia e dopo semplicemente alfiere H3, l'alfiere si ritira dalla presa e in questa posizione dove abbiamo coppia degli alfieri per una torre, il bianco è in evidente vantaggio, ci sono ancora alcuni ostacoli dal punto di vista tecnico, ma è evidente che la partita sia vinta per il primo giocatore. Andiamo avanti con il prossimo esempio. Come nella posizione precedente, anche qui se ci mettessimo a calcolare, a cercare un tatticismo, una combinazione, un trucchetto, finiremmo solamente con il perdere molto tempo e magari finire più confusi di come abbiamo iniziato l'analisi. Dobbiamo cercare di generare un pensiero più concreto, ma soprattutto più schematico, e dobbiamo iniziare a ragionare, un suggerimento che vi do, per esclusione. Iniziamo a capire che cosa stanno facendo i pezzi e vedere chi non sta facendo niente, quindi andiamo immediatamente alla ricerca di questo benedetto fannullone. Vediamo che la torre si trova su una colonna aperta, quindi una posizione sicuramente non è da mettere in discussione. È vero che gli ingressi in questa colonna sono controllati bene dai due alfieri, però è vero anche che finché la torre sarà in A7 gli alfieri dovranno restare a controllare gli ingressi. E pertanto vediamo subito che questo si traduce con un alfiere molto triste in B2 che sta praticamente facendo bacini col pedone in C3 e l'alfiere in B1 sta controllando il pedone E4 semplicemente. La donna e l'alfiere delle case chiare stanno premendo su E4, cosa che obbliga i pezzi avversari a difendere quel pedone, quindi a restare in passività. Il cavallo in D7 sta difendendo il pedone in E5, che è attaccato dal cavallo F3, quindi il cavallo da qui non si deve muovere. Il cavallo in E6 sta controllando la casa G5, casa molto importante perché ovviamente non ci fa sicuramente piacere che il cavallo avversario possa raggiungere questa casa ed avvicinarsi, no, alla dimora del nostro re per infastidirci. L'ultimo pezzo che è rimasto, che evidentemente non sta facendo molto, è l'alfiere in F8. Ci resta solamente da capire dove poterlo migliorare. È ovvio che non intendiamo metterlo in D6, non è un'idea metterlo in D6, perché da D6 non facciamo nulla se non fare accapocciate con il nostro pedone in E5. Ci verrebbe l'idea sicuramente di giocare re H7 per poter migliorare l'alfiere in H6. Però questo, come possiamo vedere, è una manovra in realtà che non è possibile. Quando noi giochiamo re H7, semplicemente il nostro avversario giocherà alfiere C1 e prenderà possesso della casa H6, quindi l'alfiere non arriverà mai in realtà in H6. Questo ci fa capire ad esclusione che l'alfiere dovrà svilupparsi su un'altra diagonale. E se non è H6 C1 la miglior diagonale, allora sarà un'altra. Simmetricamente giriamo dall'altro lato e vediamo che la miglior diagonale per questo alfiere è B6 G1. Come lo portiamo? Non ci resta da capire come portare quel pezzo lì. E ovviamente una volta capito dove, ci viene anche in mente il come. La mossa corretta è alfiere in E7. Ovviamente vogliamo portare l'alfiere in E7 perché poi vogliamo metterlo in D8 e poi migliorarlo con alfiere B6. Cavallo D1 in D2, alfiere D8 appunto, come previsto dal nostro piano, re G1, alfiere B6 finalmente, e come notiamo ci fermiamo un momento e capiamo che tutti i nostri pezzi sono nelle posizioni ottimali. Donna in E2, la donna si sposta dalla minaccia, re G7. Questa è una mossa che in realtà non ha alcuna utilità, però bisogna anche contestualizzarla. Siamo alla 39esima mossa del nero, alla 40esima vi ricordo per chi non lo sapesse che c'è il bonus, il famoso controllo del tempo, e a seconda del torneo che stiamo giocando ci arriva una ricarica che può essere di 30 minuti, di 40 minuti o di un'ora a seconda del torneo che stiamo giocando, e è evidente che se con il nero stiamo entrando in un piano strategico di ampio respiro, ci interessa farlo con sufficiente tempo per calcolare anche tutte quante le varie sfumature tattiche, pertanto è normale vedere queste giocate attorno alla 40esima. Cavallo in H4, donna in D8, cavallo in G2,
cavallo g5, e questa mossa mi piace molto perché inizia a mettere nella posizione un piccolo tatticismo. È ovvio che non possiamo cacciare via il cavallo con h4, semplicemente, come tutti vedete, per via di cavallo h3 scacco, e dovunque vada al re pappiamo il pedone f2. Quindi re h2 è la mossa giocata dal bianco per difendere il pedone in h3, e adesso cavallo f6. Inserendo nella posizione, mentre stiamo migliorando i nostri pezzi, anche un piccolo tatticismo. Se per esempio giocasse alfiere c2, il bianco in questa posizione qua gli arriverebbe proprio in faccia donna per d2, donna per d2, cavallo f3, scacco a re e me mangio la donna. Quindi già iniziano, dopo aver migliorato tutti i pezzi, iniziano le minacce tattiche. Motivo per il quale dopo cavallo f6 il bianco toglie il cavallo dalla presa fondamentalmente e gioca cavallo f3, e adesso cavallo df prende in e4. Alfiere per e4, cavallo per e4, cavallo per e5, alfiere in a8, l'alfiere si toglie semplicemente dalla presa, e adesso vediamo come la nostra posizione sia migliorata. Il centro si è aperto, cosa che non può che favorire questi due alfieri che insieme sono praticamente Bonnie e Clyde, no? F3, attaccando il cavallo, torre in E7, cavallo per G6, F per G6 tranquillamente. Ovviamente ogni apertura della posizione continua a favorire il nero, perché come detto questi due alfieri stanno praticamente facendo il panico in questa posizione. F per E4, torre per E4, donna C2, torre per E1, cavallo per E1, H4, forzando, entrando in contatto con la struttura avversaria, quindi forzando nuova apertura di linee, cosa che sarebbe devastante. Alfiere C1, donna D5, minacciando matto nella casa H1, cavallo G2 per chiudere la diagonale, ma dopo H per G3 scacco, ovviamente il bianco è forzato all'abbandono, perché qui praticamente si dà anche abbastanza facilmente scacco matto. Il re sarà veramente veramente molto esposto, sia se ovviamente catturasse il pedone in G3, sia se si ritirasse in H1. Per oggi è tutto, spero abbiate trovato interessante ed utile questo argomento. Io vi saluto, ma prima vi sfido dandovi questo problema dove dovete analizzare la posizione, fondamentalmente scegliere un piano e spiegare il perché avete scelto quel piano, quindi la vostra analisi fondamentalmente, nei commenti. Così creiamo un piccolo momento dove facciamo non solo teoria ma anche un po' di pratica e scambiamo un po' idee tutti quanti. Mi raccomando, io aspetto le vostre risposte, che commenteremo ovviamente nel prossimo video. Un saluto, ciao!